Buonasera, ci troviamo a Poggio Catino, in provincia di Rieti. Questa sera andremo a conoscere la storia della Dama Bianca, ma dobbiamo tornare indietro di 500 anni fa. Ci troviamo in questo piccolo borgo della Sabina, in questo castello, dove avvenne un femminicidio. Era una donna che venne incatenata e fatta prigioniera e poi murata viva. Lo scopriremo questa sera con un'intervista al criminologo Marco Strano. Venite con me. Allora, buonasera, ci troviamo qui a Poggio Catino, come dicevamo prima, e sono in compagnia di Marco Strano, criminologo che ha scritto questo bellissimo libro sulla Dama Bianca di Poggio Catino. Chi sono gli autori intanto del libro, Marco? Allora, gli autori sono io, che sono un criminologo, uno psicologo che mi occupo di queste cose, diciamo, dal punto di vista operativo. L'altro è un avvocato, Simone De Fraia, che è un oltre ad essere un avvocato penalista molto bravo, è anche un esperto di fortificazioni di castelli. Quindi, visto che questo è un caso dove si presume che l'omicidio sia avvenuto all'interno di un castello, lui, diciamo, è l'autore più indicato insieme a me per fare un lavoro di questo genere. E io sono il presidente di un'associazione che da tanti anni si occupa di cold cases, quindi di riapertura di vecchi casi, ma di casi, diciamo, moderni, quindi che hanno un po' di anima, non così. E ogni tanto però ci divertiamo noi, proprio per soddisfazione intellettuale, occuparci di casi anche molto antichi, per mettere anche alla prova le nostre capacità di ricerca. In passato, per esempio, abbiamo riaperto il caso del famoso della baronessa di Carini giù in Sicilia, e anche quello è un caso dove la presunta morte risale intorno al 1500, e quindi anche là abbiamo avuto la soddisfazione di trovare delle cose nuove rispetto, no, a quanto conosciuto. Quindi, e abbiamo deciso di scrivere questo libro, anche questo sulla Dama Bianca di Poggio Catino, per una serie di motivi. Il primo è che la sede del centro studi che io presiedo è a Poggio Catino. Io abito a Poggio Catino, quindi diciamo che vivendo da queste parti sono venuto a conoscenza di questa leggenda e ho avuto quindi anche facilità a muovermi e ad avere informazioni, perché è vicino a dove io abito. Sono curioso, come sono curiosi i nostri telespettatori, la Dama Bianca, perché Dama Bianca? Ma la Dama Bianca, il motivo per cui è stato dato questo nome, in realtà è sconosciuto, nel senso che intanto al momento del ritrovamento di questo scheletro, intorno ai primi anni 30 più o meno, in realtà non c'è documentazione che dice che avesse un vestito bianco, per cui a un certo punto si è deciso di dargli questo nome, ma anche perché in varie parti d'Italia ci sono delle dame bianche, nel senso delle donne che sono state uccise in vari periodi storici, sono nate delle leggende e le hanno chiamate la Dama Bianca. Il motivo del bianco sinceramente non lo so, addirittura qualcuno ha detto che all'epoca queste donne di un certo prestigio erano vestite con abiti in realtà colorati, quindi il bianco è un colore che fa così. Deciso per motivi così, non so neanche io dire il motivo preciso, così, perché forse perché suonava bene, diciamo, questo è il motivo. Quindi il ritrovamento è stato a Poggio Catino. Allora, il ritrovamento è stato a Poggio Catino, e diciamo che al Museo Criminologico di Roma, museo nato insomma intorno nel ventennio fascista, quindi nel 1931, c'è questo scheletro, e quindi chi va a visitare il museo, a parte che adesso è chiuso il museo, ma chi lo va a visitare trova un allestimento museale dove c'è scritto: questa è la Dama Bianca, questo scheletro ritrovato a Poggio Catino. Quindi è lì che c'è il riferimento a Poggio Catino e alla Dama Bianca, al Museo Criminologico di Roma. E ci sarebbe la possibilità di riportarlo qui a Poggio Catino? Ma allora, questo è quello che è stato chiesto nel corso della storia da diversi sindaci, dal Roberto Sturba, che è stato il sindaco che c'è stato fino a qualche anno fa, e dall'attuale sindaco che si chiama Ferzi di cognome, e anche lui so che in alcune interviste ha detto che avrebbe avuto piacere di riportare questo scheletro a Poggio Catino. Quindi questo è quello che insomma
si dice già da tempo, quindi vari sindaci nel corso del tempo hanno ventilato questa possibilità. Tutta questa ricerca ha portato a quali risultati? Ma allora, intanto questa ricerca è iniziata 3 anni fa, perché qui a Poggio Catino è stata organizzata una conferenza scientifica proprio per parlare di questo caso. Noi abbiamo applicato il metodo scientifico per analizzare questo caso, quindi abbiamo cercato la documentazione originale, abbiamo intanto fatto una perizia sullo scheletro, poi abbiamo fatto una valutazione scientifica rispetto al luogo dove è stato detto che lo scheletro è stato ritrovato, quindi, perché nella leggenda e anche in alcuni testi lo scheletro è stato ritrovato a seguito del crollo di un torrione, quindi ci è stato indicato anche il punto preciso da una persona che tra l'altro è morta pochi mesi fa, quindi pochi mesi prima dell'uscita del libro, che si chiama Sergio Biraghi, che è un parente di colui che nel 1930 ha donato questo scheletro al Museo Criminologico di Roma. Questo anziano, che è morto, ripeto, qualche mese fa, era all'epoca del ritrovamento un bambino che ha assistito, quindi dice di aver assistito a questo ritrovamento, comunque di conoscere, perché nel 1930 avrà avuto una decina d'anni, ed è quello che ha indicato il luogo dove secondo lui sarebbe stato ritrovato lo scheletro. Comunque noi abbiamo fatto questa ricerca e ci siamo resi conto che questa storia della Dama Bianca in realtà è una leggenda che non ha alcun riscontro per una serie di motivi. Intanto diciamo che uno dei motivi per cui nel corso del tempo qualcuno ha cercato di riportare questo scheletro qui a Poggio Catino è perché parallelamente alla leggenda della Dama Bianca si è sviluppata la leggenda del fantasma della Dama Bianca. Ci sono vari libri che parlano di Poggio Catino, che raccontano che le persone che vivono qua nel centro storico, tra l'altro, dove stiamo noi, raccontano di eventi notturni, spostamento di oggetti, strane voci, e si è consolidata negli anni la leggenda sul fatto che queste voci, queste presenze, che hanno tra l'altro scomodato anche vari parroci, esorcisti che sono venuti qua, in realtà sono legati al fatto che il fantasma della Dama Bianca esista da queste parti, perché lo scheletro è stato portato a Roma, al museo, quindi utilizzato per intrattenere turisti, eccetera, eccetera, e quindi la Dama Bianca si lamenta e il suo fantasma dà fastidio agli abitanti di Poggio Catino. E questo è il motivo per cui, secondo me, nel tempo qualcuno ha anche cercato di riportare qui lo scheletro, sperando quindi di mettere fine alla storia del fantasma. E tra l'altro ogni tanto da queste parti si incontra anche qualche cacciatore di fantasma che sta qui da queste parti per cercare, questi appassionati di sovrannaturale che cercano il fantasma della baronessa, della Dama Bianca. Allora, noi abbiamo fatto questa ricerca e è emerso intanto che questo scheletro che sta al Museo di Roma non è della Dama Bianca, perché intanto è uno scheletro maschile. E quindi tutta la leggenda che si basa su questo scheletro viene a cadere. Poi uno scheletro ragionevolmente dallo stato di conservazione che potrebbe essere intorno alla fine del 1800, quindi non è certamente di quel periodo. Poi il luogo dove si racconta che sia stato ritrovato lo scheletro è da alcuni esperti di Castelli, tra cui Simone De Fraia, che è l'altro autore, il coautore del libro, che ha fatto parecchie pubblicazioni proprio sulle fortificazioni. Ha fatto un'analisi approfondita e è arrivata alla conclusione che lì, in quel luogo, non è possibile che ci fosse stato un torrione crollato, quindi è, come dire, un po', è anche quello un elemento fantasioso. E quindi piano piano tutti gli elementi che supportavano la leggenda della Dama Bianca in realtà si sono sgretolati, non hanno avuto alcun riscontro scientifico. Un'idea noi ce la siamo fatta dell'origine di tutta questa iperstizione, come si chiama, cioè di questa leggenda. In realtà negli anni 30 il Museo Criminologico a Roma nasce, viene costruito ed era vuoto, per cui il ministro della giustizia dell'epoca mandò una lettera, una circolare a tutti i comuni d'Italia dicendogli: visto che dobbiamo allestire questo museo, se trovate qualche oggetto che possa aiutarci ce lo fate avere. E all'epoca qui a Poggio Catino c'era Umberto Biraghi, che era un medico molto vicino al regime fascista, perché gestiva una clinica ostetrica che veniva utilizzata dai gerarchi dell'epoca.
E quindi, visto che in quel periodo poi si stavano facendo delle ristrutturazioni qui a Poggio Catino, tra l'altro di un ex convento, l'ipotesi ragionevole, ecco, che noi abbiamo formulato, è che questo medico, questo Umberto Biraghi, avesse trovato uno scheletro, probabilmente di uno frate seppellito dentro questo convento, e per in qualche modo fare cosa grata al regime, in realtà agli organizzatori del museo, ha regalato questo scheletro, perché tra l'altro probabilmente essendo d'un frate nessuno l'avrebbe poi richiesto indietro. Per cui lì al museo criminologico mettere lo scheletro di un frate, probabilmente era di un uomo, non attirava tanto, per cui hanno costruito questa leggenda della Dama Bianca, perché una donna imprigionata, morta di fame, per, no, la leggenda dice questo, per imprigionata poi forse per gelosia, più che credibile è una cosa che, visto che è un museo, attira di più anche le emozioni popolari. La funzione dei musei è quella anche di generare delle emozioni, quindi alla base della leggenda c'è qualcosa che, cioè, dietro la leggenda in realtà c'è la voglia di allestire un museo che in quel periodo era in fase di costruzione. Quindi questo è il risultato che noi abbiamo riportato sul libro, lo abbiamo descritto portando tutti i documenti, facendo fare tra l'altro un'analisi dello scheletro a un'antropologa che è Priscilla Zanutel, che è un'esperta proprio di ritrovamenti di scheletri perché lavora in quel settore là. E quindi diciamo che questo è il risultato. Noi tra l'altro prima di scrivere il testo, visto che Poggio Catino è molto legata a questa leggenda e ha intitolato per esempio alla Dama Bianca un suo centro congressi, insomma, andando su internet si vede che Poggio Catino è legato molto a ciò. Abbiamo chiesto anche, abbiamo spiegato all'amministrazione comunale che erano emersi degli elementi che insomma mettevano un po' in crisi questo elemento, gli abbiamo detto magari troviamo anche il modo di collaborare, ma l'amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno partecipare alla realizzazione del libro, per cui questa leggenda finisce con questa ricerca, che tra l'altro è abbastanza, cioè non lascia margine a delle possibilità, perché gli elementi che abbiamo tirato fuori sono incontrovertibili. C'è da dire che Poggio Catino è comunque un bellissimo posto, no? E, un posto affascinante, lo è indipendentemente dalla presenza della Dama Bianca, però insomma noi siamo degli specialisti in questo settore e quindi abbiamo riportato i risultati della nostra ricerca. Bene Marco, dove si può trovare il libro oltre allora, internet sicuramente? Allora, il libro si trova già su Amazon, per ora solo il formato cartaceo, tra qualche giorno sarà disponibile anche l'ebook, che sarà estremamente economico, forse 2 o 3 euro, quindi una cosa veramente per chi ama, diciamo, leggere sull'ebook. E poi tra un po' faremo anche un sito internet dedicato a questa vicenda, dove gli stessi testi del libro saranno gratuitamente rintracciabili sul sito, però ci vorrà un po' di tempo, per cui per ora chi vuole il libro lo trova su Amazon e chiaramente nel catalogo nazionale dei libri, per cui in qualsiasi libreria si può ordinare, credo che costi 10 euro il libro nella libreria, e quindi le persone interessate insomma possono leggere di questo caso, dove tra l'altro viene spiegato anche il metodo di ricerca che noi utilizziamo, che è quello che si usa per i cold cases, no? Per i casi vecchi, in cui ci possa essere anche interesse scientifico. Facciamo vedere il libro un attimo. Allora, vi ricordo che potete trovare quindi anche in libreria, si trova? Sì, si trova in libreria, va ordinato, anche di Poggio Catino, edizioni Fasar. E noi ringraziamo Marco Strano e alla prossima. Grazie a voi. Arrivederci.